Anche laghi e fiumi danno la possibilità di assaggiare le proprie risorse e in tavola spesso il risultato è davvero sorprendente, a volte gourmet ma anche stellato. E la riscoperta di tradizioni culinarie del pesce d'acqua dolce permette di valorizzare l'ecosistema delle acque interne. L'offerta bresciana non manca e il pesce d'acqua dolce può diventare una valida alternativa alla carne, a chi piace. Noi vi proponiamo di assaggiare il pesce persico. Ma quali sono i pregi e difetti di questo pesce d'acqua dolce molto apprezzato in cucina, a cui per esempio i volontari dell'Unione Pescatori Bresciani ha dedicato anche un progetto speciale di salvaguardia? Siamo sul lago di Garda, dove ci aspetta Matteo Felter, gardesano DOC, uno chef dal carattere deciso che ha saputo valorizzare la qualità delle materie prime di questa parte del Bresciano così amata in tutto il mondo e che dopo 15 anni come executive chef del Grand Hotel Fasano ha deciso di mettersi in gioco in prima persona aprendo un locale a Salò, dove il pesce d'acqua dolce sarà vero protagonista, come la ricetta di questi gustosi filetti di persico impanato. La valorizzazione di alcune ricette della tradizione sta facendo riscoprire sulle tavole anche dei bresciani del pesce d'acqua dolce. Noi vi parleremo questo mese in particolare del pesce persico, un pesce che ha le carni talmente tenere proprio da renderlo molto amato. Siamo con lo chef Matteo Felter che ha saputo in cucina dare valore soprattutto alla tradizione gastronomica locale, reinterpretandola ovviamente, ma facendo del pesce di lago un po' un suo cavallo di battaglia. E quanto il territorio ha influenzato la tua cucina? La territorialità mi è entrata piano piano nel sangue, ci vuole prima, secondo me, una grande tecnica. Tu quando hai una grande tecnica, spazi coi vari sapori che ti crei man mano negli anni con i tuoi giri che fai a livello in tutto il mondo, poi piano piano incominci a prendere in mano il tuo territorio. Il territorio è il pesce di lago, almeno nel mio caso, e sperimentando, e poi è stata una cosa secondo me naturale, quando ero pronto. La particolarità tra l'altro dei pesci di lago è quella di essere pesci gustosi ma anche, come si può dire, leggeri. Sì, beh, sono meno grassi, quasi tutti, perciò più difficili tecnicamente di cuocere, perdono l'acqua velocemente, perciò diventano stopposi, perciò lì entra la tecnica, diciamo, del fuoco, ma ormai di qualunque persona, basta avere due segreti. La cosa particolare del pesce persico, poi ci farei vedere come bisogna sfilettarlo, certo. Sono le lische. Lì sono un po' difficile, non siamo a livello di luccio, no, però hanno queste spine un po' antipatiche, quando le togli hai paura di rovinare la carne perché è una carne molto delicata, ora devi strappare delicatamente, ecco, diciamo questo, però vale superato questo ostacolo qua, è un piccolissimo ostacolo. Matteo, allora che cosa ci prepari? Oggi vi preparo filetti di persico con spinacino, aglio, burro, la nostra farina, il nostro limone e la nostra salvia. Tutto chilometro zero. Tutto chilometro zero, sì. Farina bresciana, sì. Salvia appena raccolta. Raccolta meglio, il giorno di San Giuseppe, no? Messa sotto sale come per da un tradizione. Giorno, come la tradizione vuole bresciana, e sempre messa nell'olio. Perciò io userò questo olio qua che saprà di salvia. Io ti lascio allora cucinare, ti guardo e poi assaggiamo. Ok, ciao ciao. Cominciamo a procedere con la ricetta. Prendiamo il persico, lo sfilettiamo, stando attenti a non farsi pungere con le spine dorsali perché potrebbe infiammarsi il vostro dito, dopo sono dolori. Poi, una volta che abbiamo
sfilettato le due baffe, andiamo a privarlo delle spine, stando attento a non rovinare la carne. Purtroppo il persico è veramente molto delicato nella sua carne. Fatto questo, è stata la parte più difficile. Andiamo a cuocerlo. Sauté, pentola, passa naturalmente, un po' del nostro olio, burro, io uso il burro salato così non immetto altro sale, aglio. Prendo i due filetti, li faccio un'impanatura veloce con questa farina bresciana bramata e lo cuocio con un po' della nostra salvia. La salvia che vi ho raccontato prima, che è quella di sale che ho raccolto nel giorno di San Giuseppe, che poi metto sotto il nostro olio. Una volta che ho tolto il persico, faccio la salsa. La salsa non è altro che il fondo del persico, i nostri spinacini a crudo buttati con pentola molto calda e del nostro limone. Il limone, anche questo, viene fuori dal nostro giardino, che quando il frutto è pronto io privo dall'albero, lo metto sotto sale per un giorno, poi lo tolgo dal sale e anche questo li faccio fare 40 giorni sotto olio e poi è pronto all'uso. Perderà l'acido che ha il limone e rimarrà solo l'agrumato. Vi garantisco è buonissimo. Ma come viene garantito sul lago il ripopolamento di questo pesce in un momento particolarmente complesso per il patrimonio ittico del Garda? Con le cosiddette nursery. Così mentre Matteo porta a termine il suo piatto, noi andiamo a scoprire questa iniziativa promossa dall'Unione Pescatori di Brescia nelle acque del Benaco. Un antico rito per preservare una specie pregiata del lago di Garda. Come nasce questo progetto? Da quanto tempo è in atto? Ma con quali obiettivi? Diciamo che un po' quello che è la mission nostra di Unione Pescatori Bresciani è proprio questo, di andare a salvaguardare quelli che sono i pesci autoctoni, e quindi questo progetto nasce da 3 anni espressamente dedicato al pesce persico. Vengono costruite, calate queste fascine all'interno del fondale del lago. Per quale motivo fascine? Perché il pesce persico ama depositare le uova proprio vicino a rami e ramaglie. E questo che cosa comporta? Comporta proprio andare incontro a quelle che sono le esigenze, diciamo così, naturali di questi pesci, che depongono uova come fosse un nastro. E quindi di conseguenza il fatto che queste fascine diano l'opportunità di nascondere anche queste uova ai pesciolini che nascono è proprio un modo come tanti altri in un certo qual modo, ma noi abbiamo preferito questo, che abbiamo ritenuto il migliore, per far sì che questi persici depongano le uova. Abbiamo anche, in accordo con altri nostri associati dei subacquei di Unione Pescatori Bresciani, che monitorano proprio questo aspetto di progettualità, e abbiamo riscontrato che funziona, che dà questo contributo di salvaguardia e di aumento della specie ittica. Progettualità prossime sicuramente anche fare queste fascine per il lago d'Iseo e il lago d'Iglio, per aumentare la possibilità di produzione anche del persico in questi laghi. Anche perché perdere in biodiversità non ci perdono soltanto le nostre acque, anche diciamo la tradizione culinaria locale. Assolutamente sì, questo anzi è proprio un andare a valorizzare questo aspetto, il fatto che anche il pescatore di professione stesso, più che anche il pescatore ricreativo, se prende troppo pesce capisce che andiamo ad intaccare un capitale che non può più essere rincorso. Tieni conto che Unione Pescatori Bresciani è insieme di associazioni con una storia, se vuoi, abbastanza recente, perché sono 4-5 anni che nasce Unione Pescatori Bresciani, ma racchiude associazioni che hanno una lunga vita nell'associazionismo legato alla pesca. Gestiamo ben 6 incubatoi in tutta la provincia, 2 regionali, quello di Desenzano e quello di Clusane, che apportano un notevole quantitativo di aiuto di pesci, di avannotti, di uova, eccetera. Siamo reduci proprio da pochissimi giorni dell'inaugurazione dell'incubatoio ittico anche di Orzinuovi,
siamo riusciti a recuperare un ex canile abbandonato con un contributo del Comune di Ordini Nuovi, della Regione Lombardia, del Consorzio dell'Olio e naturalmente con l'apporto dei nostri volontari a far dedicare la produzione ittica a questo primo incubatoio dedicato esclusivamente al pesce bianco, quindi al pesce di pianura. Oserei dire il primo incubatoio in tutta la Lombardia dedicato solo a questo genere di pesci, che sono veramente in difficoltà. I pighi, savette, cavedani, tinche, barbi, quindi tutta una serie di pesci d'acqua dolce che mancano nelle nostre acque. Persico, dove si compra e come si fa a riconoscere quando è fresco? Beh, allora, dove si compra? Sicuramente il Garda offre la possibilità di avere tante pescherie, pescatori di professione che hanno questo pesce. Il pesce persico è una delle carni più pregiate che noi abbiamo, sicuramente conosciuto il filetto di persico impanato. Io amo anche la tartare di persico. Come riconoscerlo? Beh, sicuramente i colori del persico devono essere belli vivi, quindi ha questi colori di pinne abbastanza arancioni. L'occhio è una delle altre caratteristiche importanti da riconoscere, se è bello vitreo e non è offuscato, non è appannato, sicuramente anche questo è segno di una tenuta sicuramente del pescato ottimale. Però generalmente, a differenza di quelle che possono essere trasporti un po' più importanti per quanto riguarda il mare nei trasporti del pescato, del pescatore di professione, dal lago alla pescheria generalmente, questa cosa è già di per sé una garanzia. Germano, io ti ringrazio, io chiuderei invitando e dando una chance a questo tipo di pesce. Assolutamente, la valorizzazione del nostro pescato passa anche dalla conoscenza di questi pesci, dalla cultura enogastronomica dei nostri pescatori, diciamo così, antichi, ma l'invito naturalmente è quello di andare a conoscere questi fantastici luoghi della nostra provincia e magari, perché no, magari fare anche una pescata insieme una ai bambini mangiata. E una bella mangiata. Grazie Germano. Grazie a voi, grazie a voi. Ecco qua il persico che abbiamo cucinato. Come bello, come l'hai presentato bene. Adesso grazie. Assaggiamo. Sì, dobbiamo, perché stavo così da fredda, poi mi arrabbio. Fai tu? Ecco. Allora. Questo è il limone? Allora, questo è il limone. Tutto la vena della salvia, dello spinaci, perciò guarda, ti do questa parte qua. Ok. Questo qua è per me. Sai come sono più. Guarda. Ecco, questo è per me. E andiamo all'assaggio. Avevi ragione, il limone si sente solo l'agrume, adesso non senti l'acidità. Come ti raccontavo prima, se tu lo mangi tutto assieme, trovi, secondo me, identifichi tutti i tre elementi, che poi è quello che è un po'... Ed è molto saporito, quindi è un modo apparentemente semplice di poter valorizzare un pesce di lago, sì, apparentemente. Sì. Innanzitutto dobbiamo partire dalla qualità, che è ottima, non buona, e quando tu hai questo, hai il meglio dei prodotti, non fai altro che metterli assieme e il lavoro è fatto. Tu arrivi da esperienze di cucina di valore, hai guidato cucine di valore, sei pronto a partire con una tua nuova avventura? Con la mia toida, siamo io e mia sorella, abbiamo rilevato una delle osterie più vecchie di Salò, Le Rose. Era un po' un mio sogno che piano piano è cresciuto, anche perché qui proprio darò proprio sfogo a tutta la mia cucina. Che magari prima, giustamente, perché avendo dietro case importanti, devo seguire sempre delle regole, qua invece si mangia
quello che trovo sul mercato. Ecco. Non sarà più una stagionalità, ma nella stagionalità ci saranno dei cambiamenti di piatti. Proprio seguiremo il percorso sia sul pesce di lago che sulla terra, sui formaggi. Anche la carta dei vini sarà molto particolare. La carta dei vini, che con Andrea abbiamo già trovato un punto d'incontro, che sarà sicuramente, ormai apriamo le porte a questo naturale qua, senza fare guerre, no? E, perché secondo me anche questo qua ha un suo valore, anche perché ricordiamoci che il primo vino naturale si beveva nelle osterie. No, perciò voglio continuare questa tradizione. Quindi ci facciamo raccontare anche da Andrea come si dovrà leggere questa carta, sì. Questa carta dei vini. Andrea? Eccomi. Ciao. Ciao Carola. Ciao Matteo. Allora, racconta che, dato che siamo andati subito d'accordo sulla tipologia della carta e del vino che avremo qua. Sì, l'idea è molto semplice. Così come c'è il rispetto per la materia prima, nei piatti e l'apparente semplicità di cui parlavate prima, nel vino, se tu spogli una bottiglia dall'etichetta e dai nomi, e dalla costruzione anche delle mode, perché nel vino ci sono anche le mode, la verità la trovi poi nella degustazione quando l'assaggi. E la potenzialità del vino naturale, cioè di trasferire l'idea del produttore al vino senza filtri, è una potenzialità enorme, perché il vino, come lo chiamano vino vivo, si trasmette proprio nella vibrazione che è nella degustazione. È un vino che può anche cambiare le persone. Le sparo grosse, ma secondo me è una potenzialità vera del vino, quindi ogni vino deve essere un'identità a sé. Quindi anche Lugana stesso, io ho versato in Lugana per il piatto, ci sono tanti produttori, però è bello riuscire a trovare quei produttori che sono unici, che li riconosci anche alla cieca, quindi senza l'etichetta, come è secondo me in questo caso. Quindi anche nel bicchiere c'è ricerca. Quando qualcuno verrà in questo ristorante, non solo ricerca in cucina, ma anche ricerca in quello che verrà. Pesce termometro della vitalità del lago? Sì, soprattutto anche perché senza il pesce il lago è bello che è finito. Allora Matteo, ricordiamo a tutte le persone che ci stanno seguendo che questa ricetta la trovate come sempre sul nostro blog ilquintoquarto.com. Noi terminiamo, sì, facciamo so anche un brindisi. Quindi al pesce di lago, alla tua nuova avventura. Grazie che sei venuta. Grazie di averci accolto. Alla prossima. Alla prossima.